tecnico Pillon, un bel sorriso sotto i baffi, l'abbiamo visto Pillon, immagino che oggi sia contentissimo. Sì, sì, sono molto contento della prestazione dei ragazzi, ho fatto una grande partita contro una squadra molto forte. Io ho timore di questa squadra perché è una squadra che gioca bene a calcio, molto veloci, siamo stati molto bravi, cioè aggressivi, corti, abbiamo concesso solo alla fine qualcosina sui 2-0, però abbiamo portato in casa, in porto, una partita molto importante e tre punti molto importanti. Faccio una considerazione tattica io, Pillon, perché fino al colpo di testa di Okereke lo Spezia aveva fatto sì possesso palla, magari qualche giocata individuale, però forse è stata la partita dove il Pescara ha concesso meno all'interno della propria area di rigore. Sì, è vero, parte in due occasioni su due mischie lì, abbiamo concesso poco agli avversari contro una squadra che, ripeto, che in fase offensiva è molto forte, e questo la dice lunga sulla prestazione e di come hanno risposto i ragazzi alla partita che abbiamo fatto a Benevento, perciò è stata una risposta molto positiva. Dobbiamo proseguire così, però, perché adesso abbiamo un altro scontro molto importante a Cittadella contro una squadra che si è dimostrata ieri veramente forte, vincere a Brescia con 1-0 che forse meritava anche di più, la dice lunga su cosa andiamo incontro. Senta, su questo schermo fatto oggi davanti alla propria area di rigore, quanto c'è delle caratteristiche di Bruno? No, ha fatto un'ottima partita Bruno, ma è sempre stato molto positivo, se si allena sempre bene, col gruppo è eccezionale, perciò ha fatto, secondo me, lui, Memosciai, ma tutta la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Ecco, chiedevamo anche al presidente Sebastiani, che però ha detto io non entro nelle scelte tecniche, se quando tornerà, probabilmente ci dicono a Lecce, Gaston Brugman, con questo Bruno, vedere Brugman più alto può essere una bella opzione in più anche per lei. Sì, sì, no, ci sono delle situazioni che posso io valutare, alle volte giocare in quel modo o in un altro, a me fa piacere avere tutti a disposizione, purtroppo adesso è un momento dove perdiamo qualche giocatore come Brugman importante, Balzano, lo stesso Capone che ha avuto un virus intestinale, perciò dispiace perdere giocatori in una fase di campionato così importante. Faccio un'altra considerazione, so che lei è sincero, però un po' le hanno dato fastidio le parole dette da Sebastiani dopo Benevento. Ho detto, dispiaciute? No, io ho detto ieri in conferenza, faccio un lavoro dove devo sapere accettare le critiche. Però devo guardare il mio lavoro, io devo sempre guardare a quello che devo fare e cercare di farmi scivolare addosso, perché il mio lavoro è questo, sono un soggetto a critiche quando le cose non va bene, bisogna però dopo trasformarle in rabbia positiva sul campo, dove dobbiamo dimostrare lì il nostro valore. Un punto dal Palermo con lo scontro diretto a Pescara. No, ma noi dobbiamo guardare avanti per la nostra. Non le piace questa classifica? Sì, molto, ma devo dire anche che saranno 10 finali, perché tutte le partite saranno toste, perché tu adesso vai a Cittadella, è una partita difficilissima, con il Cosenza sarà una partita tostissima, perciò sono 10 finali, cerchiamo di farle una alla volta, di farle al massimo livello come abbiamo fatto oggi. Campagnaro nulla di grave, solo precauzione. Sì, solo precauzione. Chiedo un'ultima cosa prima di lasciarla, Gravillon, altra partita da terzino, quando tornerà a pieno regime del grosso resta un'opzione Gravillon oppure più di un'opzione? No, si giocheranno il posto come giusto che sia, dietro ho la fortuna di avere dei buonissimi calciatori, perciò si giocheranno il posto, chi gioca prima, dopo, ci sarà spazio per tutti. Ce lo fa un sorriso? Sì, sì, ma non c'è problema.